Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il primo progetto del pomeriggio, è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari, che come sapete sono proibiti durante le attività. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Orte. Ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un incontro che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino nei confronti dei ragazzi di Orte lasciare loro alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola a Eleonora, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo sulla sinistra ed una accanto al palco sulla destra. In ogni caso, facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro in rappresentanza della Regione Lazio, da Orte Viterbo, la classe seconda A della scuola media Deci del comprensivo di Orte presenta il progetto Quanto rumore in questo silenzio. La referente del progetto è la professoressa Sandra Luccioni. Mancano pochi giorni a Natale. Una famiglia riunita per la cena mostra grandi difficoltà di comunicazione. L'uomo moderno vive un silenzio comunicativo assordante, intrappolato in una dimensione frenetica, che non lascia spazio alla vita affettiva, che cancella la capacità naturale di entrare in contatto con gli altri, che dà spazio all'apparenza e annulla la profondità. Sono altri tempi. Pronto? Chi parla? Ciao cara. Ma certo che non mi disturbi, dimmi tutto. Ehi campione, che scuola dici? Come hai detto? Ah sì, la Juve. Bravo campione, presunto dal nonno, ottima scelta. Cucureddu, Cabrini, Tardelli, Scirea e il grande Trapp. Me li ricordo bene perché il nonno mi ha nominati tante volte. Brava, quando non c'è nonno ci sei te a ripetere sempre le stesse cose. Ma ora lasciami in pace che sono impegnato. Mamma, dai, spostati che non vedo il telegiornale. Lorenzo, leva immediatamente quella Gioia Infernale. Stai a tavola, è maleducazione. Ancora non arriva. E tu, per carità, tranquilla, termina la telefonata. Sono giovani. Anzi no, sono i giovani d'oggi. Voglio sentire il telegiornale. La pronuncia aggiorna sulla situazione Antonio Farnè. E la Romagna riduce da un'altra giornata a campare sul fronte dell'emergenza, ma il tempo continua a nevicare, gli effetti più pesanti soprattutto sul versante della viabilità, autostrada A14, la Bologna, Pescara... Anna cara, non sai oggi cosa mi sono comprata? I nuovi balletti di Tarnella, che fanno bene alla salute e mi mantengono in forma. Dovresti provarla anche tu, sai, tra un po' di giorni a Natale, pranzi infiniti, dolci di ogni tipo, o li seduti a far nulla. Per non arrivare a Capodanno, con rode e rotolini, io mi sono messa via da già da qualche giorno. Hai notato che dopo il 25 dicembre i giorni schizzano via velocissimi? L'anno scorso a San Silvestro ero sulla neve. Ho chiuso gli occhi, quando li ho aperti ero già sulla nave, per la salita crociera di giugno. Non ti dico che fisici sul ponte. Se non sei tonica e non porti la 42, ti conviene restare a Cortina anche d'estate. Ecco, guarda, lo sapevo, è salito di nuovo lo spread. Aumenterà il debito pubblico, poi diminuirà il potere d'acquisto della moneta. Cominceranno a chiudere fabbriche e negozi. Serviranno meno banche e finirò per perdere il lavoro. Cavolo, che momentaccio. Non è comunque una novità in questo paese ritrovarti senza nome in tasca. Ma quando arriva? Ma che ti urli? Mi fai sbagliare.
Nonna, a proposito, tu non mi dovevi portare la paghetta? Hai ragione, campione, quando il nonno resta a casa, la nonna dimentica sempre la cosa più importante. La vecchiaia fa brutti scherzi a volte. Tieni, così domani ci compri le figurine, della Juve, mi raccomando. Il nonno mi ha detto di dirti che quando hai finito l'album ti porterà allo stadio per vedere giocare la Juve. Sei contento, Lorenzo? Scusami un secondo, cara. Allora, non ci ringrazia la nonna? Invece di pensare di darti tua figlia, pensa a come ho educato tuo figlio. Che razza di vedo da sano? Da quando torna dalla scuola, fino a sera in strada, non fa altro che attaccare figurine e chattare con i compagni. Se gli chiedi qualcosa ti risponde con frasi senza senso o monosillabi. Sì, no, ma, se, boh, ba, ok. Sì, è vero, hai ragione, certo. Ha parlato la signora Perfettino. Scusami, cara, poi ti richiamo. Sì, sì, continua a prendermi in giro, te. Sempre a pensare a quello sprod, sprad, spread, come cavolo si chiama. Mi metti ansia con dei discorsi catastrofici e con la continua analisi economica di un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Se lasciassi lo spread fuori dalla porta, io potrei almeno, e ripeto almeno, fino a fare la mia telefonata. Dai, non litigate. Adesso Lorenzo mi ringrazia e tutto si sistema, vero campione? Scusami, cara. Sì, sì, vabbè. Grazie, nonno. In questa famiglia non c'è educazione. Sembra di stare in una gabbia di scimmie. Cambiamo argomento che è meglio. Ho visto per le vie del centro le vetrine tutte illuminate. Sono bellissime. Quest'anno va di moda il rosso. Sì, certo, non nascondi chi li di troppo. Ma un colore caldo, pensi davvero che non possiamo permettercelo? Ma dai, Luisa con i suoi 75 kg si è comprato un abito rosso per il giorno di Natale. Allora possiamo provare anche noi. Dai, ok, ok, allora domani andiamo a fare spese. Approfittiamo per fare qualche regalo. Tu che decidi di regalare quest'anno? I regali? Tu cosa mi hai comprato? Mi hai preso la parte che volevo e voglio anche il nuovo album dei Cacciatori, ricordatelo. Questa è Giulia, ora mi sente. Pronto? Ah, è lei signor Tanganelli, dica pure. Come? Che cosa ha detto? È scattato l'allarme e non lo sapete staccare? Arrivo subito, aspetti. Mi dispiace, non posso venire. La strada è bloccata dalla neve. Tanganelli, l'autorizzo a procedere. Prenda carta e penna. È pronto? Ok, le dato il codice per disinnescare l'allarme. 0564, ripeta. Ok, 7852, ripeta. No, non ha detto 7652, ma 7852. Ok, vado avanti. Le ultime cifre sono 0104. Le ripete per favore? Ok, mi raccomando, non si sbagli. A domani. Campione, quante figurine ti mancano? Zitta, che sennò l'attacco storta. Questo lo devo finire prima di Natale. Maria, scusami, credo sia il caso di cercare Giulia. Così, tanto per sapere. È vero che i tempi sono cambiati, ma una telefonatina, un messaggino. Solo per sapere che stai tranquilli. Meno male, mamma. Allora non sono solo a preoccuparmi. Ma vedi, tra qualche giorno è Natale. I regali, i vestiti, i chili di troppo, il rosso, le vetrine. In questa casa bla 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 da mattina a sera. Te lo ripeto, Lorenzo, smettila con queste figurine sopra il tavolo. Non è il momento. Anche stasera mi fa da sbagliare a mettere figurine. Che pizza. Ma quando si mangia? Dobbiamo proprio aspettare quella sfidata di Giulia? Gente, sono tornata. Ti sembra questa l'ora di entrare? Sono le 7:30 e l'ho già vuota un bel po'. Mi hai fatto preoccupare. Lasciala stare, dai. I giorni non si rendono conto del tempo che passa. Quanto senti vuoto. Capito, padre? Sei vecchio. Te lo dice anche Maria. Mangiamo, altrimenti qui si fredda tutto. Maggiormente critici dalla prefettura. Noi volevamo testimoniarvi questa sera però un fatto a nostro avviso assolutamente straordinario, perché mentre stavamo andando a fare una ricognizione con una nostra truppa abbiamo visto addirittura in mezzo alla strada un lupo azzannare un cervo. Naturalmente abbiamo tolto le immagini più cruente, però possiamo farvi vedere. Giulia, se ci dai presto oggi pomeriggio, perché non racconti a nonna quello che hai fatto in tutto questo tempo? Sono stata con gli amici in giro, abbiamo passeggiato. Ma poi a te cosa te ne frega? Non parlare così alla vecchia nonna, porta rispetto, perché è nata quando ancora si sentiva il rumore di una guerra mondiale.
Le mani tedeschi? Basta, non iniziare con la tua solita sinagoga. Non mi raccontare quella volta in cui un tedesco stava per far fuori tuo padre. Che noia. Ma come te lo devo dire che non mi interessa nulla della guerra punica? Guerra punica? Ma quanto pensi che sia vecchia? Molto, tanto, assai. No, nel mondo è cambiato, il passato è passato. Allora hai camminato, hai fatto giochi? Quanti chilometri hai fatto? Basta, mi avete scocciato. Lasciami stare. Anzi, lasciatemi tutti stare. Voglio essere lasciati in pace, punto. Fa un po' come vuoi. Finalmente, era ora. Così mi piaci, l'hai capito? Tramonti dalla radioattività del 2001 ed è lì che c'è la pericolosità e l'alto rischio. All'Ava dei Peligni molti ricordano la vita del 2001 che si fermò a poche centinaia. Guarda papà, Giulia sta scrivendo un messaggio strano. Siamo alle solite, sempre con questo cellulare in mano. Che cosa stai scrivendo? Paolo, non ti intromettere, a qualcuno dovevo dirlo. Dire cosa? Niente, niente. Ma cosa vuoi sapere? Che voglio sapere? Invece questa sera voglio proprio sapere. Dai, dammelo. No, ma è per affari tuoi. Papà, papà, guarda, Giulia ha scritto tutte cose su di noi. Ridammelo, tappetto, ridammelo. Se non me lo dai subito, ti strappo l'album e butto dalla finestra tutte le figurine. Ma quando mi... guarda, papà, Giulia ha scritto... Quando mi acchiappi sono armata. Dai, ragazzi, se ti acchiappo ti faccio a fette. Dai, smettetela, non fate i bambini. Ora basta, in questa casa per farsi ascoltare bisogna sempre urlare. Lorenzo, dammi il videometro che mi hai detto centro. Uffa, un'altra serata con i miei genitori. È già iniziata male, non ce la faccio. In più c'è anche quel nano malefico di mio fratello che guarda l'album dei calciatori con quella vecchia bocca di mio nonno. È così che parli di noi, della tua famiglia. Tu non sai cos'è il rispetto. Rispetto? Paolo, scialla. Scialla chi? Scialla che cosa? Ora devo pagare anche un interprete per capire quello che dici, ragazzina. Ragazzina, Paolo, ho 16 anni, vita mia e affari miei. Da stasera cambiamo registro. Per iniziare non mi chiami più Paolo, sono tuo padre. E... sono grande, non ti posso chiamare papà, è fuori moda. Ai miei tempi i figli non si azzardavano a parlare in questo modo con i genitori. Piera, scialla anche te. Povera me, poveri noi, che confusione. Parlate, parlate e non dite mai nulla di utile. E continuo, finché sarai in questa casa non dire più Paolo, Maria, Piera. Impara la smetta, cara, non siamo i tuoi amici o i tuoi vicini di casa. Gna 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 gna. Ora che siamo tutti, mangiamo senza tante storie. Ho da fare, ho portato un po' di lavoro a casa. Per Natale in agenzia aumenta il viaggio all'estero, anche se qui abbiamo il signor Spread che vede la crisi pure nel piatto. Ancora penso un po', qualche marito regala viaggi di Natale dopo. Ma qui qualcuno pensa solo ai numeri, alla borsa, alle azioni. Ma come si può trascorrere un Natale così, qualunque, a casa, senza viaggi, senza andare a sciare, senza nulla di davvero importante?
l'hai pagata la bolletta della luce? E se non c'è soldi lavori in banca e fregali. Non sei per niente spiritosa, ragazzina, smettila con queste battutine provocatorie. Calmi, bello lo spot pubblicitario, peccato che è andata via la luce. Ah no, ma quale spot? Io non ho visto nulla. Lorenzo, era un messaggio serio, mi fa pensare. Io vorrei... Dai, provaci, è Natale, esprimi serio. Aspetta, va, ci penso io. Vorrei che gli uomini colorati arrivassero tra noi. Guarda, no, che mo' arrivano, è Natale. Va la nuova generazione, come si è ridotta. 50 anni fa io e la mia famiglia, prima di Natale, raccoglievamo i mandarini da mettere sotto l'albero. Invece loro sono qui, ognuno per i fatti propri. Famiglia, famiglia soltanto perché vivono sotto lo stesso tetto. Le persone ai miei tempi si aiutavano, si ascoltavano perché si sentivano legate d'affetto, amicizia, mentre ora... E voglio quegli attimi in cui non avevo paura di mostrare un altro, in cui sapevo chiedere aiuto. Quando ero in difficoltà c'era sempre qualcuno pronto ad ascoltarmi, a condividere i miei problemi. E questo mi faceva stare bene. Ora non mi ascolta più nessuno, parlano senza attendere la mia risposta. È come se non ci fossi. Le parole cadono nel vuoto e noi sembriamo tutti fantasmi. Rimani all'abbraccio della mamma, mi mancano i miei morbidosi veloci. Voglio che Lorenzo ritorni a dormire nel lettino quando fa brutti sogni. Voglio tornare ad essere la sua tatta. Ora è difficile restare nella stessa casa. Com'era possibile restare vicini nello stesso letto? Siamo diventati come cane e gatto, e se qualcuno mi chiede ai fratelli, sorelle, io rispondo velocemente, no, sono figlia unica. Non è una bugia, è solo una triste verità, perché viviamo ognuno per conto nostro. Papà adesso non ha tutto rompiscatole. Prima invece mi faceva sentire una principessa, quando mi metteva sulle sue spalle dicendo, ti faccio volare più su, fino a toccare il cielo. Che bello vedere per la prima volta gli occhi di Giulia, toccarla, abbracciarla. Quanto era piccolo Lorenzo. Un tempo stavano sempre insieme. Era impossibile separarli. Avevano bisogno l'uno dell'altro per stare bene. La mia principessa e il mio ametto. Il loro primo giorno di scuola, Giulia incoraggiava Lorenzo che piangeva attaccato alla mia gonna ed io nascondevo le mie lacrime. Mi ricordo le fiabe della mamma, la sera accanto al mio lettino, quando cercavo di dormire per trattenerla con me. I carezzi di Giulia, scherzi improvvisi di papà. Non voglio diventare un adulto acido come loro, urlano e corrono tutto il giorno, non hanno mai tempo per stare un po' con me. Si ricordano che esisto solo per dirmi, questo non si fa, questo non si dice. Chi sono queste mani? Lorenzo, lasciami stare. Mamma, questa è la mano appiccicosa di quel nano malefico di tuo figlio, sempre incollato a quelle stupide figurine. Sta tutti bene! Questa è la vendetta di qualche cliente a cui non ho dato il mutuo. Cosa sta succedendo? Dove è finito il mio album? Dici dove c'è Valentina Visti. Senti, io qui a Fiumicino molti passeggeri sono rimasti a terra. Finalmente è tornata la luce. Sì. Cosa è successo? Mi sento strana. Non lo so, qualcosa di strano, qualcosa di insolito. Non ho capito cos'è successo. Ho sentito mille emozioni e brividi lungo la schiena. Sì, anch'io ho avuto la stessa impressione. Ho sentito mille voci, dolci e forti. Ho avvertito gioia, paura. Oh mio Dio, forse è questa la fine del mondo. Ma papà, Paolo, scialla, sei sempre il solito esagerato. Goditela la vita. Ti informo che a dire tutte queste stupidaggini ci hanno già pensato i Maya. Aggiornati. È stato un momento, solo un momento. Perché siamo qui a fare tanto lunga? Erano dei fantasmi? Cosa voglio da me? Sono stato sempre fuori. Forse ho fatto qualche dispetto a mia sorella. Ma chi non lo fa? Ah, ora ho capito. Erano i bisnonni. Tu vedi troppa televisione. E tu, mamma, basta. Non farti più vedere la trasmissione mistero. È la 20ª volta che te lo dico. Giulia, adesso che ci penso? La luce è andata via. Tu hai espresso quel desiderio strano. E poi è accaduto qualcosa di... non so come dirlo, ma qualcosa di... Giulia, vai a rispondere e se cercano di me non puoi parlare con nessuno. Pronto? Ciao nonno Peppe. Cosa? Sì, la nonna è qui con noi, ma che avete tutti oggi? È andata via la luce? Sì, anche da noi. Ti sei sentito strano? Sì,
Sì, sì, hai sentito una mano sulla tua spalla? Dai, ho capito, ho capito. Ero gli extraterrestri, certo, certo, come no. Ma che dici, nonno? Erano le emozioni del passato. Cavolo, a questo punto siamo? Le mani, le voci. Lo so che manca poco a Natale, ma mica mi dirai che è tornata la Befana. Un tempo mi dicevi che volava sopra i tetti con la scopa e scendeva dritta dritta giù dal camino. Dai, spara in un'altra. Cosa? Hai sentito dentro di te come ti ricordi? Ricordi caldi? Ah no, abbassa la temperatura dei termosifoni e non bere il vino a cena. I termosifoni li ho accesi adesso. Non ho mai bevuto vino. Ah no, vi attacco. Domani nonno torna a casa. Ciao ciao. Ma cos'è questo odore? Ah, è il pollo. Ecco, lo sapevo. Volevo ascoltare le chiacchiere. Mi sono estratta a sentire la telefonata del nonno e ho bruciato tutto. Oh, mamma, ma adesso non mi dire che ti concedi un pollo arrosto. Guarda che dopo gli ho tutto sui fianchi. Già, meglio un bel piatto di verdurine dietetiche. La solita impertinente, ti sto solo prendendo in giro. D'altronde, se nessuno le ha insegnato l'educazione. Non stai parlando di me, spero. Guarda che tu sei il padre ed anche tu hai la responsabilità della sua educazione. Non ti permettere di criticare i miei metodi, pensa tuoi. Mamma, papà, basta, scialla. Non ti ci mettere anche te, capito? Ehi, Nanetto, non ripetere la mia parola mitica. È il marchio di fabbrica. Sei sempre il solito stupido copione. No, non è vero che sei un copione. Diglielo, mamma, diglielo. Smettetela, lasciatemi discutere con vostro padre. Giulia, continua a messaggiare e tieni la bocca chiusa. Lorenzo, attacca quelle stupide figurine e taci. Chi disturba a quest'ora? Auguri, auguri, da qualche giorno è Natale. E che ci fate tutti voi qua? Vi volevamo fare una bella sorpresa, che ci siamo riusciti, piaciuta? Piaciuta? Ma veramente sì. Ho portato il panettone, io lo sguardo. Ora siamo tutti, tombole, adesso come faccio a aprire l'album? Mamma, mamma, papà, ma nessuno sapeva niente di questi? Scusate, mi sono scivolata sulla neve. Comunque ho portato il terrore. Questo lo prendo io. Io ho comprato una scatrice e codini francesi. Maria, non ti preoccupare, sono senza zucchero. Ma, dici? Ne approfitto anch'io. Ne ho sempre sentito parlare, sono i fiori del deserto. Sì, sono buonissimi, voglio proprio assaggiarli. Servirebbero in banca per avvicinare i clienti nervosi. Che state a fare tutti gli imbalsamati? Piero, me li abita di te? Oddio, aspettate, ma aspettate, manco io, ho portato la tombola. Pure la tombola, che stracci di serata. Invece a me piace giocare a tombola. Io l'anno scorso ho vinto diverse volte. Che vuole un cioccolatino? No, dai, iniziamo con il mio panettone. Dov'è lo stereo? Mettiamo un po' di allegria a questa serata. Sì, sì, hai ragione. Stappiamo lo spumante per volare i bicchieri. Ma che ore sono? Domani mattina devo svegliarmi presto. Qualcuno ha visto il mio iPhone? Cavolo, se l'ho perso non mi basta lo stipendio per ricomprarlo. No, ancora, non è possibile! Che straccio, anche mentre mi preparavo, la stessa scena. Piero, quelle scale, è andata via all'improvviso, stavo per cadere. Paolo, fa qualcosa! Mamma, ho paura, papà, chiama qualcuno! Natale, Pasqua, lunedì o domenica, sera o mattina, solo e sempre parole per non dirsi nulla, parole per riempire silenzio intorno a noi. Quanto rumore in questo silenzio!
un applauso a tutti i ragazzi di Orte. Passiamo a conoscerli uno ad uno. Giorgia Asia, Diana, Violante, Erika, Francesco, Simone, Alessia, Arpano, Giulia, Natascia, Lucrezia, Eleonora, Lorenzo, Nicolai Daniel, Agnese, Caterina, Gaia, Matteo, Martina Ziva. Insegnante, la professoressa Sandra Luccioni e alla professoressa Maria Piane. Noi tutti vi ringraziamo e vi consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti.